Buonasera, quindi abbiamo una nuova sede qua di questa ormai aggregazione politica che sta prendendo campo, denominata Possibile. Esattamente, siamo nati il 21 giugno 2015 a Roma e a Genova siamo nati il 3 luglio dello stesso anno. Ci siamo organizzati su base tematica a livello di comitati e adesso finalmente abbiamo una sede da settembre, ma oggi la inauguriamo e garantiremo una presenza continua. Benissimo, allora avendo questa sede a disposizione si potranno organizzare che cosa? Beh, intanto serve a noi per fare le nostre riunioni, ma poi volevamo subaffittarla a delle associazioni che magari hanno anche loro bisogno, ma si potranno fare degli eventi, degli altri eventi che poi dovremo ancora organizzare o comunque soltanto a fare presenza per vedere se il cittadino ha bisogno di chiarimenti. Allora diciamo in qualche modo c'è bisogno che qualche denaro entri in cassa? Eh sì, un po' sì, perché con oggi insomma abbiamo speso tanto per questa iniziativa. Benissimo, allora l'ultimissima domanda, per quanto riguarda il discorso relativo al referendum, che peraltro abbiamo già parlato in un'altra occasione, volevo sapere qual è il suo pensiero su un punto che per molti in questo momento è un po' al centro del dibattito. Quando si parla di bicameralismo, nel caso della riforma istituzionale, allora in questo caso qua si parla sì in realtà di due camere che hanno lo stesso potere, però non è che facciano, come molti sostengano, la stessa cosa. No, allora intanto appunto rimane il bicameralismo e il Senato rimane, ma il problema è che innanzitutto il Senato non è più eleggibile dai cittadini, ma è nominato dai consiglieri regionali e non dà più la fiducia al Senato al governo, e anche se in realtà Renzi sostiene che diciamo si faranno più leggi perché non ci sarà più la navetta Camera-Senato, ma in realtà questo non è vero, perché il Senato può impugnare entro 10 giorni ogni legge che fa la Camera. Ecco, questa è una contraddizione. E poi diciamoci ancora l'ultima cosa, ma ad esempio i consiglieri comunali e sindaci poi avranno comunque il tempo di occuparsi seriamente diciamo di questa dinamica? Beh, intanto sono consigli regionali, però appunto no, questo è un problema, perché sono stati eletti appunto per fare un consiglio regionale o un sindaco in una città metropolitana, per cui o fa male il consigliere o fa male il senatore, perché non, per mancanza di tempo proprio. Volevo soltanto porre due domande. Buongiorno. Allora, una nuova sede dell'aggregazione politica, si può dire così, Possibile? Sì, beh, Possibile nasce come associazione già un anno e mezzo fa, se non ricordo male, si è trasformata in partito politico, ha un simbolo con un uguale e mezzo, quindi Possibile vuol dire tante cose, a partire dall'uguaglianza e dalle possibilità che magari in questa società non ci sono, quindi è un movimento che ha voluto trovare una sede nel centro storico, quindi mi sembra anche molto significativa come cosa, perché questa vuole essere la casa dei genovesi. L'abbiamo definita così in un modo forse un po' largo, ma l'obiettivo è un po' quello lì, quindi cercheremo di mettere dentro motivi di incontro, opportunità di lavoro, perché è nostra intenzione aprire le nostre porte anche a esperienze di co-working, e poi fare un po' di politica, perché di politica oggi se ne fa veramente poca, se non in modo urlato e solo su argomenti che francamente interessano poco alla gente. Riesco a chiederle qualche cosa per quanto riguarda il discorso concernente il referendum? Sul referendum io sto facendo insieme agli altri amici di Possibile e anche altri del Comitato del No un tour che abbiamo definito ricostituente, ci piacciono i nomi un po' strani, ricostituente, che vuol dire intanto che parte da un punto di merito, quindi sono tour finalizzati a spiegare la riforma, entrare un po' nel merito di questa riforma, visto che nel merito non c'entra assolutamente nessuno. Dicevo, guardi, allora veramente l'ultima domanda, questa gliela voglio porre, ecco, per quanto riguarda il discorso, sempre ecco, parlando in questo caso invece della riforma costituzionale, una domanda veloce, cosa ne pensa del fatto
che si è tirato fuori, tra virgolette, il discorso delle due Camere, che secondo qualcuno fanno la stessa cosa, ma in realtà sembrerebbe che abbiano lo stesso potere, però che nel concreto non è che abbiano la stessa funzione. Oh, questa, come dice lei, ne hanno detto tutti i tipi, tutti i colori. Un altro sintomo del fatto che è una riforma molto pasticciata, perché si capisce poco. Di fatto il Senato non sparisce, nel senso che comunque un Senato fatto anche in un modo anomalo, ecco, se vogliamo usare un'espressione gentile, di consiglieri regionali e di sindaci, che ha delle competenze ridotte, ma ce le ha, e soprattutto ha circa 9, diciamo, strade per completare un percorso legislativo. Insomma, questo non è semplificare, non lo devi vedere, ma è complicare le cose. Poi lei mi insegna che in Italia le cose, se si vogliono fare, si fanno. Prova ne è che dall'inizio della legislatura ad oggi sono circa 250 provvedimenti licenziati dal Parlamento, quindi credo che siamo i secondi in Europa, quindi il problema non è della velocità o meno, il problema è della qualità delle cose che si fanno, e questo è il punto. Benissimo, allora la lasciamo, diciamo così, all'inaugurazione, però guardi, io purtroppo devo sfruttare l'occasione perché è la prima volta che l'intervisto. Ecco, guardi, una cosa, un messaggio che vuole lanciare agli amici telespettatori di Blog TV, un programma che va su Telegenova, canale 18. Niente, un saluto allora a tutti i telespettatori, un saluto dal centro storico, siamo vicini qua al comune e abbiamo aperto le nostre porte appunto a chiunque ci voglia parlare, a chiunque voglia discutere di problemi della città e non solo. Questo è lo spirito che anima questa inaugurazione e questo è lo spirito che anima l'apertura di questa sede. Grazie mille. Grazie a lei.